Questa invece è un'immagine al SEM che abbiamo eseguito su dei nostri provini rinforzati, su dei nostri polimeri rinforzati vetro. Sono delle immagini al microscopio a scansione elettronica. Come vedete, sulla sinistra c'è una foto con una didascalia buona adesione. Perché buona adesione in questo caso? Perché vedete, questa è una superficie di un provino che si è fratturato. Noi abbiamo sostanzialmente ispezionato la superficie e vedete che sono presenti le fibre. Diciamo, sono rimasti attaccati sulle fibre delle parti di resina base. Questo cosa vuol dire? Significa che in realtà le fibre non si sono sfilate dalla resina, ma l'adesione tra la resina e la fibra era buonissima e quindi una parte della resina è rimasta attaccata durante la frattura del materiale alla fibra. Questo, diciamo, è un sintomo di buona adesione. Il contrario invece sulla foto di destra. Nella foto di destra vediamo queste fibre che sono lisce, che sono prive di qualsiasi residuo di resina sulla loro superficie. Ecco, questo è un sintomo invece di cattiva adesione. Probabilmente queste fibre o non avevano l'appretto, oppure erano delle fibre magari ottimizzate per la PLA e in questo caso la resina base era poliamide 6,6 e quindi il comportamento meccanico poi sicuramente ne ha risentito. Le differenze principali tra un compound con fibra vetro e fibra di carbonio le abbiamo riassunte qui. Sostanzialmente le fibre di carbonio consentono di avere poi al compound una leggerezza maggiore rispetto a un compound con fibre vetro ed è il motivo per cui in alcuni settori, come per esempio racing oppure in ambito sportivo, si scelgono dei materiali con fibre di carbonio, proprio per un motivo di leggerezza. La rigidità invece è sicuramente migliore nel caso delle fibre di carbonio, dopo vi faremo un esempio con PLA, così come lo sforzo rottura. Invece un compound con fibre vetro risulta essere rispetto a un compound con fibre di carbonio più tenace, quindi più resistente agli urti. Il prezzo ovviamente gioca a favore delle fibre di vetro, perché? Perché comunque le fibre di carbonio costicchiano, costano mo anzi molto di più rispetto alle fibre vetro. Poi ovviamente dipenderà anche dal costo della resina base, però diciamo normalmente l'incremento di prezzo in un compound con fibre di carbonio è sicuramente maggiore rispetto allo stesso con fibre vetro.